Buongiorno, sono Angelo D'Acunto, sono uno psicoterapeuta, ma qui oggi in particolare sono nelle vesti di analogista. Sono un analogista nel senso che pratico da anni questa professione seguendo gli insegnamenti di Stefano Benemeglio, insegnamenti codificati nelle discipline analogiche benemeliane. Sono un analogista, sono felice e orgoglioso di esserlo, ma essere analogista significa essere preparati per svolgere una professione d'aiuto. La professione di analogista rientra proprio fra quelle professioni in quest'ora particolare per il nostro paese, per il mondo intero, particolarmente necessarie per aiutare tutti a recuperare una dimensione di equilibrio e di felicità. Quando i padri pellegrini che giunsero nelle terre del Nord America fuggendo a una situazione di non libertà presente nella madrepatria, arrivarono a fondare la propria confederazione di stati, decisero anche di porre una carta valoriale alla base di questi loro intendimenti di aggregazione. Ed ecco che proprio in quella carta, proprio nell'articolo 1, stabilirono quali sono i diritti imprescindibili di una persona. E questi diritti imprescindibili sono appunto la vita. È ovvio che senza vita non si può avere nessun altro diritto. La libertà, erano fuggiti dalla madrepatria proprio per questo. E come terzo elemento, appunto, la felicità. Einstein diceva: volete avere dei bambini felici? Raccontate loro delle favole. Volete avere dei bambini molto felici? Raccontate loro molte favole. Oggi, con gli studi, soprattutto della PNEI, della psiconeuroendocrino immunologia, sappiamo come la realtà umana sia un tutt'uno che davvero produce poi, se ben interpretata, la felicità. Ecco allora che le discipline analogiche rientrano proprio all'interno di questo sistema, un sistema che vede sì la psiche, vede sì chiaramente la parte somatica, la parte chiaramente neurale, la parte immunologica, in un insieme di fattori, tutti che concorrono a realizzare la felicità della persona. È ovvio che non basta pensare solo al funzionamento del cervello, che chiaramente è necessario perché ogni processo possa essere recepito e vissuto dall'individuo, occorre oggi pensare soprattutto alla parte emozionale delle persone. Sono un bresciano e quindi in questi mesi ho vissuto da vicino la tragedia della pandemia. Quando aprivo, anche solo un mese fa, le finestre del mio studio, ecco, spesso sentivo suonare le campane a morto, spesso sentivo le sirene delle ambulanze che portavano i malati nel locale ospedale. Ebbene, in tutto questo, ecco, quale può essere stato uno dei motivi che fra le condizioni tipicamente somatiche, fra le condizioni di salute, ha portato a tanti lutti?
Io credo che molto vi abbia contribuito la paura. E per chi conosce un poco le discipline olistiche, sa che la paura va proprio a scatenarsi su un organo bersaglio, che guarda caso sono proprio i polmoni. Quando un animale viene colto da una sorpresa minacciosa, cosa fa? Fugge, si mimetizza, s'arresta. Ecco, quando noi riceviamo un grande spavento, tratteniamo il fiato, c'è questo shock. Ecco allora che proprio in questa dimensione diventa ancora più evidente quanto importante siano le emozioni, quanto importante sia il saper decodificare queste emozioni e portarle a nostro vantaggio. Per ripetere il pluricitato passo del Piccolo Principe di Saint-Exupéry, dove appunto la volpe dice: se tu mi farai sapere, principe, a che ora vieni, io mi preparerò, perché se tu mi dici che vieni alle 4 del pomeriggio, io dalle 3 incomincerò a prepararmi. E aggiunge proprio con una frase che deve essere sempre presente nella nostra vita: ci vogliono i riti. Ecco, i riti fanno parte di questa gestione, di questa esplicitazione delle emozioni. Se noi sappiamo decodificare queste emozioni e utilizzarle a nostro vantaggio, noi possiamo rendere il miglior servizio alla parte più profonda di noi stessi. Parte più profonda che tranquillamente possiamo chiamare inconscio. Ed ecco, l'analogista è proprio colui che è esperto nella gestione delle emozioni. Sono tante le professioni che ormai vanno a confluire proprio in questo ambito e in questa stessa gestione delle emozioni. Sia ben inteso, l'analogista non sostituisce nessuno. L'analogista non vuol prevaricare su nessuno. Ecco, il nostro maestro Stefano Benemeglio ci ha insegnato ad avere grande rispetto per tutti. Semplicemente, in questo vasto campo, l'analogista può portare qualcosa di grandemente originale. Certo, noi tutti sappiamo cosa sono le emozioni, noi tutti proviamo stati emozionali che in determinati casi ci esaltano, in altri ci portano fino all'abisso. Pensiamo alle depressioni e purtroppo di questi tempi così difficili, ecco, noi sappiamo quante persone siano proprio state prese dalla depressione. La peculiarità delle discipline analogiche va a sottolineare la dimensione della gestione di queste emozioni. In una filosofia positivistica, ogni fatto che accade è deterministicamente causato da una causa, per cui la relazione tipica è causa-effetto. Ebbene, in una dimensione positivistica, spesso l'effetto viene ritenuto essere frutto di una mancanza di un qualcosa. E spesso a livello medico, giustamente, si ritiene che in carenza di determinate molecole si abbia una situazione di infelicità, di depressione da parte appunto
della persona in questione. Sappiamo tutti oggi che, ecco, se mancano le endorfine, non c'è certo la felicità. E le endorfine sono prodotte dall'ipofisi. Così, se manca la serotonina, che è prodotta dall'epifisi, la famosa ghiandola pineale, ecco che manca questa serenità. Ecco allora che in tutto questo diventa evidente qual è l'approccio tipicamente medico a queste situazioni. Ci sono tanti bravissimi medici, tanti bravissimi psichiatri che veramente si prendono cura di queste persone infelici. Cosa fa l'analogista? L'analogista in questo caso non cura nessuno. Casomai si prende cura. Proprio anche secondo i concetti portati avanti da Heidegger, da Edith Stein, quello di entrare in empatia con la persona che a lui si rivolge. E in questo contesto fornire alla persona uno strumento per decodificare le proprie emozioni. L'analogista non fa diagnosi. L'analogista è fondamentalmente un educatore. L'analogista è un formatore. Aiuta la persona a far sì che egli stesso possa trovare la strada, la soluzione ai propri problemi. Ecco allora che con le discipline benemeliane, che chiaramente hanno un risvolto teoretico pratico, noi possiamo insegnare al cliente, alla persona che a noi analogisti si rivolge, a trovare la propria strada. Attraverso una decodifica di quanto l'inconscio dice e sì, perché se è stato grande a suo tempo Schopenhauer a indicare proprio la potenza dell'inconscio, grande altrettanto Freud a comprendere quanta parte l'inconscio abbia nella nostra vita, lo dico sommessamente ma anche con un certo orgoglio, Stefano Benemeglio è riuscito ad insegnarci a poter dialogare con l'inconscio stesso. L'inconscio, certo, non fa grandi discorsi, però l'inconscio sa dire sì, no. Ed ecco allora che proprio attraverso questo dialogo con l'inconscio io posso sapere perché sono infelice. Che io sia infelice o che io sia depresso è già lì, pronto nella situazione quotidiana esperienziale che io vivo. Spesso al depresso si dice non pensarci. Come fa a pensare di non pensare? Ed ecco allora che la soluzione viene proprio da questa possibilità che le discipline analogiche benemeliane ci danno. Andare a interrogare l'inconscio. E l'inconscio ci porterà a rivivere quella che è stata la causa dell'attuale situazione. Tra l'altro, ecco, negli ultimi anni il maestro genialmente addirittura ha trovato una soluzione matematica. Lo dico io che vengo da un'esperienza di belle lettere di filosofia, matematica. E questa equazione applicata con amore, con attenzione alla vita personale, ci fa scoprire quali sono stati i fatti che hanno determinato la nostra vita, la nostra infelicità, ma se ha determinato la nostra infelicità può determinare anche la felicità. Ecco allora chi oserei dire quello che era stato l'assunto dei padri pellegrini dell'America del Nord diventa ancora più vero oggi. La felicità c'è, il benessere è possibile raggiungerlo, il successo anche. Basta
mettersi un poco in discussione. Basta, tutto sommato, in questo concetto delle discipline oggi olistiche che hanno proprio questa dimensione del benessere totale, perché no? Consultare qualche volta un analogista che diventerà guida, amico, per poter raggiungere uno stato di felicità. Ognuno di noi se lo merita. È stato un piacere potervi parlare.